Ciao a tutti e bentornati sul canale di Dolce Vita. Per realizzare il gemello del mio calzino ritorna di nuovo il bravissimo della Tessiland, questa volta nella variante rosso e bianco. Sono gomitoli da 50 grammi per 150 metri di lunghezza ed è composto dal 100% acrilico. Ci servirà un pochino di salvia per fare le foglioline e uncinetto del numero 4. Per realizzare la nostra calzina è importante prendere due misure solamente, la misura della circonferenza del vostro piede e la lunghezza del vostro piede. La mia misura 9 cm per 25 cm e questa calza si può indossare dal 37 al 39. Detto questo, direi di passare al tutorial. Allora, prendiamo il filo e l'uncinetto e andiamo a fare un anello magico. Al suo interno andiamo a fare 12 maglie alte, quindi ci alziamo con 3 catenelle e andiamo a fare 12 maglie alte. Allora, fatte 12 maglie alte, tiriamo il filo e andiamo e ci chiudiamo nelle 3 catenelle con una maglia bassissima, quindi 1, 2 e nella terza catenella ci chiudiamo. A questo punto andiamo e ci alziamo con una catenella. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia alta qui e vado a fare ogni maglia alta, vado a fare 2 maglie alte in rilievo davanti, quindi 1. Qui mi segno la catenella e 2 prese nello stesso punto. Filo sull'uncinetto, passo nella maglia successiva, entro e faccio 2 maglie alte a rilievo davanti, 1 prese nello stesso punto e 2. Filo sull'uncinetto, maglia successiva, maglia a rilievo davanti, 1 e 2 maglie a rilievo davanti. Quindi proseguiamo per tutto il giro e alla fine del giro abbiamo 24 maglie alte in rilievo davanti. Arrivati all'ultima maglia, quindi nel mio lavoro mi ritrovo con 24 maglie. A questo punto ci andiamo a chiudere nella catenella iniziale con una maglia bassissima. Faccio una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, passo nella prima maglia a rilievo davanti e vado a lavorare una maglia a rilievo davanti. Mi segno la catenella. Quindi vado a fare un aumento nella maglia successiva, quindi vado a fare un aumento 1 e 2 maglie alte a rilievo davanti. Nella maglia successiva la vado a lavorare solo, quindi vado a fare una maglia alta e un aumento 1 e 2 prese nello stesso punto. Andiamo a lavorare una maglia alta e un aumento per tutto il giro, sempre a rilievo davanti. Completiamo tutto il giro e poi ci vediamo qui per continuare. Sono arrivata alla fine del giro, quindi mi ritrovo con 36 maglie sul mio lavoro. Adesso io mi fermo con gli aumenti. Per la mia circonferenza vanno bene 36 maglie. Adesso mi chiudo nella catenella con una maglia bassissima. Allora mi alzo con una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia e la lavoro a rilievo. Mi segno la catenella. Allora, a questo punto dobbiamo andare a fare 9 giri di 36 maglie lavorate tutte a rilievo, quindi questo pezzettino.
Quindi andiamo a lavorare questo pezzettino e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, terminato il giro, abbiamo fatto questa parte del calzino, quindi i giri per fare, diciamo, la punta del nostro calzino. Adesso andiamo a fare questa parte inserendo il rosso. Alternando il rosso con il bianco andiamo avanti per questa parte, quindi sono 17 giri. Inseriamo il rosso, quindi entro nella catenella, prendo il colore rosso, chiudo con il rosso, tiro il bianco, ok, e riparto con il rosso. Poi naturalmente questi due fili li andiamo a nascondere e riparto con il rosso, quindi vado a fare una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia e vado a lavorare la prima maglia a rilievo, quindi questa ce la segniamo. Quindi continuo per tutto il giro a lavorare le maglie con il filo rosso a rilievo davanti. Arrivati alla fine, tolgo il segnapunti, quindi lascio il rosso, riprendo il bianco, entro nella catenella e chiudo con il bianco, tiro il rosso e blocco il filo. Mi alzo con una catenella, prendo il filo sull'uncinetto e vado a lavorare il giro bianco, quindi mi segno la prima maglia. Vado a lavorare le maglie come si presentano a rilievo. Allora, a questo punto dobbiamo andare avanti per 17 giri, quindi rosso bianco, alternando i colori andiamo a fare 17 giri e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, ho terminato i 17 giri, mi sono chiusa con il bianco. A questo punto andiamo a tagliare il rosso. Quindi abbiamo finito questa parte del calzino. Quindi taglio il rosso, poi naturalmente il filo lo vado a nascondere. A questo punto vado a fare un giro col bianco. Allora, mi alzo con una catenella, prendo la prima maglia e vado a fare maglia a rilievo. Quindi andiamo a fare un giro completo di bianco. Allora, sono arrivata alla fine del giro, mi vado a chiudere nella prima catenella iniziale con una maglia bassissima. Ok, qui andiamo a tagliare il filo e vado a fare un nodino. Adesso dobbiamo andare a dividere le maglie, quindi partiamo dalla catenella, andiamo a fare 12 maglie da una parte e 12 maglie dall'altra parte. Noi sul nostro lavoro abbiamo 36 maglie, quindi le andiamo a dividere in 3, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Mi vado a prendere un marcapunti e lo vado a posizionare qui. Passo dall'altra parte e vado a fare 2, 4, 6, 8, 10, 12. Prendo un segnapunti e lo vado a mettere qua. Le 12 maglie, questo sarebbe il davanti del nostro calzino, mentre le 24 maglie, sarà il tallone del nostro calzino. A questo punto prendiamo filo all'uncinetto e partiamo a fare il tallone. Quindi andremo a fare. Partiremo da un segnapunti all'altro, quindi faremo giri di andata e ritorno sempre a rilievo. Quindi la prima e l'ultima maglia saranno maglie alte. Quindi io entro nel segnapunti e vado a fare il mio primo giro. Quindi vado a fare una maglia bassa e 2 catenelle. Prendo il filo sull'uncinetto, passo nella prima maglia, quindi questa è la 12ª, quindi passo nella prima maglia a rilievo davanti. Quindi vado a lavorare tutta la riga fino
fino al segnapunti a rilievo davanti. Allora sono arrivata al segnapunti, tolgo il segnapunti e qui nell'ultima maglia vado a fare maglia alta. Adesso dobbiamo andare a lavorare dal rovescio, quindi quando andiamo a lavorare il giro dal rovescio andiamo a prendere le maglie a rilievo ma dietro. Quindi la prima maglia andiamo a fare la maglia alta e poi qui iniziano le maglie a rilievo, quindi prendo il filo sull'uncinetto, passo dietro la maglia e vado a lavorare la maglia a rilievo dietro. Passo dietro e vado a lavorare la maglia a rilievo dietro. Quando siamo sul dritto del lavoro andiamo a lavorare la maglia a rilievo davanti, mentre quando siamo sul rovescio del lavoro andiamo a lavorare la maglia a rilievo dietro per tutti i giri che ci servono. Quindi io nel mio progetto ho fatto 10 giri di maglia a rilievo di andata e ritorno. Andiamo avanti con i giri, andiamo a fare 10 giri. Sul dritto del lavoro andiamo a lavorare la maglia a rilievo davanti, mentre sul rovescio del lavoro andiamo a lavorare la maglia a rilievo dietro per 10 giri e poi ci vediamo qui per continuare. Terminati i giri del tallone, io ho fatto 10 giri di bianco. Adesso andiamo a fare una piccola cucitura qua, ma prima vi dico anche la misura in centimetri. Questa misura parte dal 37 al 39 e come centimetri, parto direttamente da qua, io ho 25 centimetri, ok? Adesso andiamo a fare una piccola cucitura qui al tallone, quindi giriamo il nostro calzino dal rovescio, andiamo a fare una piccola cucitura lungo il tallone. Sono arrivata alla fine, quindi entro da questa parte e da questa parte vado a fare una maglia mezza alta. Qui taglio il filo, faccio un nodino e poi naturalmente vado a nascondere i fili di lavorazione, li andiamo tutti a nascondere. A questo punto giriamo il nostro calzino dal dritto. Ecco qua. Allora, a questo punto andiamo a fare l'altra parte della nostra calzetta. Quindi entriamo al centro, io entro qui al centro nella cucitura e vado a fare la prima maglia qui nella cucitura. Vado a fare maglia bassa, una catenella. Valgono come prima maglia mezza alta. Quindi qui vedete che noi abbiamo le maglie alte. Quindi vedete che noi abbiamo una maglia alta, 2, 3 e così via fino alla fine. Quindi in una maglia alta io entro due volte e vado a fare due maglie mezze alte. Prendo il filo sull'uncinetto, una maglia mezza alta e due maglie mezze alte. Passo nella maglia successiva, vedete la maglia alta, entro per la prima volta e per la seconda volta. Quindi due maglie alte in ogni maglia alta. Qui c'è l'altra maglia alta, quindi andiamo ad entrare una volta e due volte. Quindi andiamo a raccogliere tutte le maglie mezze alte e ci vediamo qui per continuare. Quindi ogni maglia andiamo a fare due maglie mezze alte. Allora, sono arrivata, vedete, alla fine. Adesso andiamo a raccogliere anche quelle davanti, quindi anche queste. Allora, ho lavorato anche le maglie mezze alte qui. Adesso andiamo a raccogliere l'altra metà.
Allora, ho raccolto tutte le maglie mezze alte. A questo punto andiamo a fare il primo giro di maglie a rilievo. Prendo il filo sull'uncinetto, entro nella maglia, vedete questa? La maglia mezza alta, e vado a lavorare la maglia a rilievo davanti, a rilievo. E mi vado a segnare la catenella. Quindi andiamo a segnare la catenella qui. Prendo il filo sull'uncinetto, passo nella maglia successiva e la vado a lavorare a rilievo. Filo sull'uncinetto, maglia successiva a rilievo. Quindi continuiamo a lavorare le nostre maglie a rilievo. Allora, continuiamo per tutto il giro a lavorare le maglie mezze alte a rilievo a maglia alta e poi ci vediamo qui per continuare. Allora, sono arrivata alla fine, vado a togliere il segnapunti e mi vado a chiudere nella catenella iniziale con una maglia bassissima e riparto facendo un nuovo giro. Faccio una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, passo nella prima maglia a rilievo e vado a lavorare la prima maglia e mi segno sempre la catenella iniziale, questa qui, ok. Andiamo a fare tutto il giro di maglia a rilievo e poi ci vediamo qui per continuare. Alla fine mi vado a chiudere nella prima catenella iniziale con una maglia bassissima. Entro nella prima maglia alta a rilievo e vado a lavorare una maglia alta. Quindi mi segno la catenella e continuo a lavorare le mie maglie a rilievo per tutto il giro. Dopo aver raccolto le maglie mezze alte, mi sono alzata per 7 giri a maglia a rilievo. A questo punto andiamo ad inserire il colore rosso. Quindi io vado a togliere il mio segnapunti, entro nella catenella, vado a prendere il rosso. Allora prendo il rosso e chiudo con il rosso. Tiro il bianco, così stringo il punto, faccio una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, passo nella prima maglia a rilievo e vado a lavorare la maglia a rilievo. Mi segno sempre la mia catenella. Continuo a lavorare le maglie a rilievo, ma con il colore rosso. Quindi lavoriamo con il colore rosso. Continuiamo per tutto il giro e ci vediamo qui per continuare. Allora, sono arrivata alla fine. Vado a togliere il mio segnapunti. Entro nella catenella e vado a chiudere non con il rosso, ma tiro il bianco e mi vado a chiudere con il bianco. Vedete, io non taglio il filo, ma lo lascio qui attaccato, vedete? Quindi poi stringo il rosso e qui parto di nuovo con un nuovo giro con il bianco. Faccio una catenella, prendo il filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia a rilievo e vado a fare la prima maglia. Ci segniamo sempre la catenella e riparto con un nuovo giro, quindi lavoriamo. Naturalmente andiamo a lavorare tutti i giri alternando il bianco con il rosso, come ho fatto qui. Andiamo avanti per la lunghezza desiderata, per quanto naturalmente la vogliamo lunga la nostra calzettina. Alternando il bianco con il rosso, andate avanti con i giri fin quando non raggiungete la vostra lunghezza preferita. Terminato il secondo calzino, a questo punto andiamo a fare l'agrifoglio, quindi sono 3 foglie. Allora faccio un nodino e faccio 2, 3, 4, 5, 6, 7 catenelle. Ne faccio una per girare
Entro nella seconda dall'uncinetto e vado a fare maglia bassa. Prendo il filo sull'uncinetto, passo nella maglia successiva e vado a fare una maglia mezza alta. Prendo il filo sull'uncinetto, passo nella maglia successiva, maglia alta. 2 volte il filo sull'uncinetto, vado a fare nella maglia successiva, vado a fare una maglia alta doppia. Quindi chiudo 2, chiudo 2, chiudo 2 e ripeto tutto, quindi maglia alta, nella catenella successiva maglia alta, nella catenella successiva maglia mezza alta e in quella e nell'ultima catenella maglia bassa. Qui vado a fare un'altra maglia bassa e un'altra maglia bassa, quindi 3 maglie basse. Prendo il filo sull'uncinetto, passo, vedete qui c'è la maglia mezza alta, entro nella maglia mezza alta e vado a fare maglia mezza alta. Prendo il filo sull'uncinetto, qui abbiamo la maglia alta, vado a fare maglia alta. Qui la maglia doppia e facciamo una maglia doppia, quindi chiudo 2, chiudo 2 e chiudo 2. Qui la maglia alta, andiamo a fare la maglia alta, maglia mezza alta e maglia qui bassa, l'ultima maglia è la maglia bassa, quindi entro e vado a chiudere con una maglia bassissima. Non faccio la maglia bassa, ma la maglia bassissima. Taglio il filo, faccio un nodino e vado a nascondere i fili. Quindi di queste ne andiamo a fare 3. Allora, per quanto riguarda la pallina, vedete la pallina rossa, andiamo a fare un cerchio magico. Quindi al suo interno andiamo a fare 6 maglie basse. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 maglie basse. Stringo, chiudo nella prima maglia, mi chiudo con una maglia nella prima maglia bassa e vado a fare maglia bassa. Quindi vado avanti lavorando una maglia bassa per ogni maglia. Arrivati a questo punto, vedete, non so, chiudo così e vado a tagliare il filo. Quindi taglio il filo, sfilo il mio uncinetto, vado a prendere l'ago e vado a fare delle diminuzioni che vado a chiudere con l'ago. Quindi prendo il filo e lo tiro, vedete, prendo il punto e lo tiro dentro il pallino, entriamo in una maglia e tiriamo ed è venuto appunto la pallina. Poi quando lo andiamo naturalmente a mettere sulle foglioline, le andiamo a schiacciare così, a cucire dentro le foglioline. Quindi andiamo a fare 3 foglioline di questi, andiamo a cucire insieme e poi le andiamo ad applicare nella nostra calzina. Quindi non mi resta altro che salutarvi, darvi appuntamento al prossimo tutorial. Se non volete perdere il prossimo tutorial, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanellina. Un saluto a tutti e buone feste!